Dottor Lombardi, qual è la figura, l'importanza del pediatra in questo momento, in questo periodo di gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19? Il pediatra in questo momento ha un ruolo molto importante. Mi riferisco principalmente al pediatra di libera scelta, che avrà il compito, il peso di supportare tutte situazioni diverse che sono legate a questa nuova epoca, questa dell'infezione da Covid-19. Anche dobbiamo pensare anche ai pediatri ospedalieri, che naturalmente devono accogliere un numero elevato di bambini che mi auguro non sia così elevato come è successo nel periodo del lockdown, perché intasare poi pronto soccorsi pediatrici significa creare anche situazioni di disturbo all'assistenza, e quindi nei pronto soccorsi conviene recarsi solo in caso di necessità reale, magari concordata meglio ancora col pediatra di libera scelta o col medico di medicina generale. Il ruolo del pediatra nel rapporto con la famiglia è sempre stato importante, in questo momento sarà ancora più importante. Immaginiamo una bambina che la mattina si sveglia con 37,5 di temperatura, 37,6, 37,7, comunque una febbre non alta e un pochino di mal di testa. In condizioni di normalità le mamme, i padri anche ovviamente, sono edotti e sanno cosa devono fare, quanto possono temporeggiare, quali sono le goccine nel naso che devono mettere, quanto paracetamolo devono dare. In queste situazioni, ma direi che è anche raccomandabile che si rivolgano al pediatra, ma il pediatra darà inizialmente dei consigli su come gestire questa situazione e dovrà ovviamente sorvegliare sulla situazione familiare di questo bambino. E chi più del pediatra di libera scelta conosce la situazione familiare di quel bambino? Perché immaginate se a casa di questa bambina c'è una nonna cardiopatica. Chiaramente i tamponi dovrebbero essere fatti e dovranno essere fatti sicuramente in modo mirato, magari facendo riferimento non solo a un sintomo, magari a un gruppetto di sintomi, però sicuramente se ne faranno di più di quello che ci si attende. E mi riferisco a questo punto a quanto dice la Federazione Italiana Medici Pediatri e a quanto dice Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria, e cioè che il punto debole di questa situazione sarà proprio quello di poter avere dei tamponi in tempi celeri, e quindi il problema sarà quello di avere un numero di tamponi adeguati ed averli non in 5 giorni, ma possibilmente, non dico 4 ore come si può creare negli ospedali, si può ottenere negli ospedali, ma almeno entro le 24 ore, perché dietro ogni decisione poi del pediatra, che è sovrano nelle sue decisioni in questo caso, dietro le sue decisioni naturalmente c'è l'attesa della famiglia, c'è tutta una situazione scolastica dietro. Siamo preoccupati del fatto che si è pensato molto, e purtroppo non del tutto, si è fatto sicuramente il possibile per quanto riguarda i banchi, per quanto riguarda la preparazione, però credo che il vulnus, il problema principale, sia legato, ribadisco, legato ai tamponi, perché se il pediatra non ha a disposizione il tampone e non lo ha in tempi brevissimi, chiaramente rallenta un percorso assistenziale che poi va a sfociare nel dipartimento di prevenzione. Se lì non c'è uno sbocco rapido, purtroppo tutte le altre misure che devono essere prese possono essere prese in ritardo.